Vedete, il DNA è questa molecola doppia elica che viene avvolta su queste proteine, queste qui grigie che ci sono lì sopra, che si chiamano istoni, e è avvolta strettamente lì sopra. Ma per poter essere letto questo DNA e fabbricare delle proteine o dare delle istruzioni che servono per accendere o spegnere questi geni, bisogna che si srotoli. E per aiutarlo nello srotolarsi c'è un sistema che è la acetilazione. Si mette una molecola di acido acetico, si attacca a certi punti di queste proteine e questa molecola permette di queste proteine di smollarsi e di liberare la doppia elica del DNA per poter essere letta. Oppure c'è un altro sistema, che è quello di, se gran parte delle molecole del DNA sono metilate, cioè c'è un metile CH3 appiccicato lì, e se c'è un CH3 appiccicato lì, il DNA non può essere letto. E allora ci sono degli enzimi che attaccano il CH3 al DNA, degli enzimi che staccano il CH3 al DNA per poter leggere. E poi c'è ancora un altro sistema che si chiama di microRNA, perché il DNA in realtà viene trascritto in un RNA, una molecola simile ma molto corta, un pezzo del DNA viene letto da una molecola piccola, e questa molecola poi serve per essere tradotta in proteine. Ma ci sono delle piccole molecole di RNA che non vengono tradotte in proteine, ma che servono per regolare tutto l'insieme della funzione. Cosa fanno i broccoli? I broccoli, per esempio, contengono una sostanza che si chiama solforafano e che attiva la DNA metiltransferasi, che regola la metilazione del DNA. E anche il selenio, che è presente nei nostri cibi, la soia contiene una sostanza, è un fitoestrogeno, si chiama genisteina, che regola questo sistema. Il resveratrolo che c'è nell'uva rossa, EGCG, vuol dire epigallocatechina gallata, sono dei polifenoli complessi che ci sono nel tè verde. E si sa che che agiscono sulla DNA metiltransferasi, ma agiscono anche su quel processo di acetilazione, di attaccare o staccare l'acido acetico dagli istoni. Vedete, l'aglio, la soia, il curry, le noci brasiliane, i broccoli, l'uva, no? Agiscono su questa istone deacetilasi, quelle che staccano l'acido acetico da queste proteine e quindi impediscono a queste proteine al DNA di essere letto. Ma la genisteina, la curcumina, le epigallocatechine gallate invece possono favorire l'attacco. Ma l'attacco dove? Dove? In questi miliardi di molecole che costituiscono il DNA, dove li vanno ad attaccare questi? Per cui non stiamo lì a prendere l'aglio in pillola, la curcuma in pillola, il solforafano in pillola, no? Per cercare di fare qualche cosa di utile. Probabilmente qualche cosa di utile la facciamo se tutte queste cose qua le mangiamo. E ce ne sono molte altre che agiscono, queste sono quelle che sono state più studiate finora. Anche questa è una diapositiva molto semplice. È molto semplice perché mostra, per esempio, una delle grandi vie che regolano la proliferazione cellulare e quindi regolano la crescita dei bambini e quindi regolano la riparazione dei tessuti quando ci feriamo, ma regolano anche lo sviluppo del cancro, che è una proliferazione cellulare. Qui siamo all'interno della nostra cellula. Sulla nostra cellula arrivano degli stimoli,
per esempio arriva lo stimolo dell'insulina, lo stimolo dei fattori di crescita. I fattori di crescita sono quelle, delle sostanze che danno alla cellula un impulso a crescere. Alcune sono fabbricate dal fegato, altre da altri tessuti. E i fattori di crescita trovano sulla nostra cellula dei recettori. Questo IGF vuol dire fattore di crescita insulino simile di tipo 1, EGF vuol dire fattore di crescita epidermico, e trovano dei recettori, delle serrature sulle nostre cellule, ci sono, dove arrivano questi fattori di cellule e danno un messaggio, una catena di messaggi, attivano questa fosfoinositol-terechinasi, attivano questo ACT. Sono dei nomi strani, un nuovo linguaggio che i biologi molecolari hanno inventato. E ACT ha la proprietà di inibire il TSC, ma il quale inibisce mTOR. mTOR è il gene che favorisce la proliferazione cellulare. Quindi questa via qua di fattori di crescita attiva la proliferazione cellulare. Ma c'è anche una via. Quelle cose che vedete in grigio sono, si chiamano anti-oncogeni, cioè geni contro il cancro, che sono quelli che rallentano la proliferazione cellulare. Quelli che vedete invece in quel marroncino strano, sono gli mTOR, sono gli oncogeni, i geni che stimolano la proliferazione cellulare. E c'è per esempio questo AMPK, la chinasi attivata dalla neosin menafosfato. È un gene molto interessante, perché un gene è un po' come la luce rossa di quando manca benzina sul corpo. Cioè se abbiamo poca energia si attiva questo gene, e si attiva questo gene e dà dei comandi di risparmiare energia, andiamo piano perché altrimenti rischiamo di esaurirci. Impedisce la sintesi del glucosio, impedisce la sintesi delle proteine, impedisce la sintesi dei grassi, tutte cose che costano energia, e impedisce anche la proliferazione cellulare. E da cosa viene attivato questo AMPK? Viene attivato fondamentalmente dal mangiare poco, viene attivato dalla fame, viene attivato dal digiuno. Se noi ci mettiamo a digiuno, il nostro corpo si deve riposare, le nostre cellule smettono di moltiplicarsi, le cellule del nostro tumore smettono di moltiplicarsi. Se noi ci mettiamo a digiuno, oltretutto abbiamo un altro interessante effetto, che la glicemia scende tantissimo. E se la glicemia scende, il nostro tumore è in difficoltà, perché i tumori, sapete, per vivere consumano 20 volte più glucosio delle cellule normali. Tutte le nostre cellule, tutti i nostri 50.000 miliardi di cellule tutti i giorni bruciano glucosio per produrre energia. È proprio una combustione, glucosio più ossigeno mi dà anidride carbonica e acqua e mi dà energia. Questa energia che è immagazzinata, chimicamente nei nostri. E se noi ci mettiamo a digiuno, la glicemia scende e il tumore è in difficoltà. Ma su queste vie, per esempio, questa è una sostanza che c'è nei mirtilli e che agisce su questo sistema qua. Questa è una sostanza che c'è nel tarassaco, nel rosmarino, la luteolina. Vedete, sono dei polifenoli, moltissime sostanze vegetali che sono molto utili per la nostra salute, sono dei polifenoli. La quercetina, attiva puten. La quercetina dove sta? Sta nelle cipolle, nelle mele. Mangiamole le cipolle, le cipolle ci sono tutto l'anno, va bene mangiarle tutti i giorni le cipolle. Non c'è bisogno di mangiarle crude, di andare ad ammorbare tutta la gente, ma si possono cuocere tanto che diventano dolci e non ammorbano più nessuno. Ma anche la genisteina della soia attiva pten. La pigenina
che sta nei porri, le antocianidine che stanno nei mirtilli, la curcumina, quella del curry. Tutte queste sostanze vegetali attivano i geni buoni e inibiscono i geni cattivi. Però alcune di queste sostanze sono anche tossiche. Cioè i vegetali le producono, queste sostanze, per difendersi dai radicali liberi. Sapete, anche in una foglia verde c'è una centrale nucleare. Una centrale nucleare che è capace di catturare l'energia del sole e di trasformarla in sostanze chimiche, di trasformarla in glucosio. E in questo processo si formano dei radicali liberi, cioè delle sostanze molto ossidanti che possono danneggiare la cellula. Quindi la cellula si produce queste sostanze per difenderci. E se noi le mangiamo, le foglie, prendiamo anche noi queste sostanze, ci difendiamo anche in questo modo. Per la signora Delfino, la delfinidina che c'è nel melograno, proprio blocca la via di mTOR. Quindi ci sono tantissime cose nel mondo vegetale che sono utili per la nostra salute. E sono talmente tante, sono migliaia di sostanze. Per cui non andiamo a comprare una pillola con queste sostanze. Mangiamo la varietà delle verdure e della frutta che il Padre Eterno ci ha messo a disposizione.